continua la diretta con il nostro V-Day, sempre qui dalla sala ipogeo della città di Teramo, e siamo in compagnia con quello che in qualche modo ha architettato tutto quanto, ovvero il direttore sanitario Maurizio Brucchi. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Grazie. No, ma grazie a lei, anche perché io sono testimone oculare di quello che è successo ieri. Io ho visto il direttore corciarsi le maniche, lavorare con tutti i suoi colleghi fino a tardanotte per far sì che questa giornata funzionasse al meglio. Poi queste cose non le racconta mai nessuno, ma noi che poi lavoriamo per preparare tutto quanto, sono delle cose che assolutamente dobbiamo ricordare. Quindi ringraziamo il direttore per tutto il lavoro e per aver organizzato questa giornata. Ma facciamo un po' il punto della situazione. Un grande successo, perché noi è da questa mattina che vediamo davvero passare tante persone, tutto fila liscio come l'olio, tutto è andato bene. Il suo punto di vista, direttore? Ma tutto è andato bene, sono contento, anche che insomma in qualche modo abbiamo questo piccolo primato, se può avere un valore, di essere fra le poche regioni che hanno iniziato a vaccinare scuola, università, personale docente e non docente. Perché riteniamo che sia una di quelle categorie, insieme a tante altre, che in qualche modo devono essere vaccinate. Entriamo nel caldo della campagna vaccinale. Mi dispiace oggi per gli ultra 55enni. Noi ci aspettavamo da un momento all'altro la circolare del Ministero per poterli vaccinare, visto che l'AIFA ha dato il parere favorevole già da qualche giorno, purtroppo non è arrivata e abbiamo dovuto soprassedere, ma recupereremo questa giornata già sabato prossimo, dove abbiamo intenzione di ripetere questo evento, perché io credo che sia importante sia l'atto vaccinale, quindi diciamo inoculare il vaccino, ma sia anche importante una campagna di comunicazione, una campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione, perché vaccinarsi oggi è importante per chi si vaccina, ma è importante perché in qualche modo dobbiamo cercare, attraverso anche, ripeto, un discorso come questo, di far sì che tante persone si vaccinano. Più ci vacciniamo e più l'immunità di gruppo ci permetterà di affrontare in maniera diversa questa pandemia. Per cui oggi anche siamo in piazza con un camper, con del personale che cerca di dare risposte ai tanti cittadini che fanno domande da fare. È chiaro che bisogna avere anche un po' di pazienza, perché non possiamo vaccinare tutti con un colpo di bacchetta magica, ma insomma devo dire che siamo entrati nel vivo. Oggi stiamo vaccinando in tanti comuni anche gli ultra ottantenni. Abbiamo vaccinato e continuiamo a vaccinare le forze dell'ordine. Stiamo completando la sanità per quelle ultime sacche, diciamo, che sono rimaste un po' indietro, che vaccineremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Per cui davvero insomma ci siamo, e oggi qui una bella giornata in questa bella struttura che conosco bene, tra l'altro, perché lei conosce assolutamente bene, perché ovviamente poi in qualità di sindaco ha davvero contribuito a rendere questo posto un posto vivo, e anche in questa occasione è stato selezionato proprio come il centro di una città che vuole ripartire, e lo fa con questa giornata importante che sicuramente ci ricorderemo per tanto tempo, no? Io ringrazio anche il sindaco perché ce l'ha messa a disposizione. Sì, questa è una struttura che io ho visto crescere, direi nascere, perché diciamo è partita col mio mandato da sindaco, e quindi è una bella struttura al centro della città che, come vediamo, può essere utilizzata per tante attività. Sono stati fatti tantissime attività e mancava una campagna vaccinale, ed eccola qua che siamo anche qui per questo. Continua la vaccinazione del mondo della scuola, perché già lunedì, mercoledì e venerdì continueremo a vaccinare presso le nostre strutture con il personale docente e non docente della scuola università. Sabato ripeteremo questa attività di vaccinazione, sperando, ma ne sono certo, che la circolare nel frattempo sia uscita, e quindi daremo la risposta anche agli ultra 55enni. E mi dispiace e mi scuso ancora, perché oggi li avevamo convocati fiduciosi che uscisse questa circolare, ma insomma la burocrazia uccide il nostro paese, ma non è una cosa che dico io, l'ho vissuta da sindaco,
e la continuo a vivere anche da direttore sanitario, cioè meno burocrazia, e spero che chi adesso ci governa capisca l'importanza di sburocratizzare il paese, cioè poche cose messe in chiaro e poi demandare a chi poi sta sul campo, il sindaco, il direttore sanitario, il direttore generale, chi tutti il magnifico rettore, cioè chi si confronta quotidianamente con la realtà, demandare a loro la responsabilità. Perché tanto così è, se no torna sempre un discorso che ho sempre fatto, che è quello del cerino in mano, cioè il nostro paese deve finirla di fare in modo che c'è sempre qualcuno che alla fine col cerino in mano ci resta, e dobbiamo insomma evitare che ci si scotti. Però questo non vuole essere una polemica assolutamente, perché oggi non bisogna fare polemica, siamo in guerra, siamo nel corso di una pandemia, però è vero che insomma aspettavamo con ansia questa circolare, non è arrivata, pazienza. Aspettiamo con altrettanta fiducia e convinzione. Quindi insomma davvero stamattina, tra l'altro, anche tanti testimonial, no? Ringrazio Gianluca Ginoble che è voluto essere qui presente, l'abbiamo invitato, ma penso al virologo di Russo, penso anche all'assessore Verì, penso all'assessore Quaresimale, insomma persone del mondo della sanità, del mondo della politica che qui ci sono stati. Ringrazio l'università, ringrazio il maestro Cola, ringrazio la scuola, ringrazio l'ufficio scolastico provinciale e regionale che hanno contribuito insomma per quelle che sono le loro competenze, cioè è un lavoro di squadra. La ASL da sola non potrebbe mai fare tutto questo, no? anche con gli ultraottantenni i sindaci ci stanno dando una grossa mano. Quando si riesce a fare gioco di squadra, a mettere insieme tutte le realtà, poi si lavora meglio, è l'arma vincente. Io questo l'ho imparato insomma l'ho vissuto e ho imparato nella mia quotidianità che così è. Quindi davvero un grazie, e insomma tra l'altro anche tanta bella musica, quindi questo agli incontro importante con le scuole stamattina, un'oretta diciamo di colloquio con i ragazzi delle scuole medie, dove abbiamo potuto lanciare qualche messaggio per sottolineare l'importanza della vaccinazione anche a loro, che poi sono diciamo il nostro futuro e che dobbiamo cercare di preservare il più possibile, perché ripeto, loro sono insomma ci rappresentano quello che sarà l'Italia, l'Abruzzo, la Teramo del domani. Quindi ecco, questo è quello che ci tenevo a dire. Davvero un ringraziamento al nostro direttore sanitario Maurizio Brucchi per tutto il lavoro che è stato effettuato e per tutto quello che ancora dovrà essere svolto, perché come abbiamo anche detto prima, la campagna di vaccinazione non si ferma. Oggi si dà il via e continuerà davvero nei prossimi giorni. Quindi rimanete sintonizzati anche con noi di Radio Frequenza, perché vi manterremo aggiornati punto su quelle che sono le iniziative dell'ASL, perché come ha detto benissimo il dottor Brucchi, la sinergia, la collaborazione tra le istituzioni, soprattutto in questo periodo, è molto importante.